diciamo che il jazz è nella mia vita ormai da sempre e quindi cerco di trasmettere questa mia passione agli altri con queste monografie sui grandi del jazz. E questa sera qui in fondazione ho raccontato la vita e la musica del grande Charlie Parker. Questo è un progetto che praticamente porti in giro per l'Italia? Sì, queste monografie le faccio in giro, ma fanno parte di un progetto più ampio di circa 18 incontri, cioè di guida all'ascolto del jazz, che da un po' di anni faccio nelle scuole superiori, liceo classico e scientifico qua di Martina Franca, per i ragazzi, è una cosa molto bella questa, e anche ormai da 5-6 anni a Lupa, qui a Martina, all'Università Popolare Agorà. E ora le monografie in particolare le faccio in giro, insomma, in Puglia, ma le ho fatte anche nel nord Italia, a dire la verità, Pordenone per la precisione, ci sto per riandare tra un mesetto anche. E le 5 monografie che ho per il momento sono su Charlie Parker, John Coltrane, Bill Evans, Charles Mingus e un pianista italiano che non tutti conoscono che si chiama Luca Flores. E ovviamente la sua sezione ritmica fu uno dei primi tentativi, non il primo chiaramente, di unire jazz e musica classica. Oltre le monografie, il progetto completo cosa comprende? Comprende la storia del jazz dalle origini sino agli anni 80 più o meno, la storia sempre accompagnata da filmati, video, audio, scritti. E anche la guida realmente all'ascolto di alcuni brani con un particolare meccanismo che non ho inventato io, ma che ho appreso durante i seminari che ho fatto a Siena Jazz tanti anni fa, per cercare di far capire cosa vuol dire sia fare jazz, ma più che altro come bisogna ascoltarlo, in maniera guidata.